vacanza. Che è successo? Ma uno sta con un R6, è andato in fondo, vai per indietro che la donna sta sempre corta. Uno con un R6 è andato lungo ma fino in fondo alle barriere, alla prima curva dopo il traguardo. Non so come cazzo ha fatto. La moto era proprio in fondo. Ah, in fondo a dopo box. Il traguardo. Yeah, anche lei è un po' curioso. Lei la stavo per bocciare. Ci siamo incrociati, gliel'ho anche detto, ho chiesto scusa. Sono abbastanza impigliato. A tratti meglio, sto cercando di scorgermi, ma lo sai cos'è? Cioè che io su 2.5 riuscivo a sporgermi, a uscire col culo, a scendere. Oh, se t'ha anche paura per esempio di battere l'antera, devi avere soldati, 15.000 euro in moto, altro cosa. Ma non credo, cioè, è proprio che non mi riesce. Può provare a far di giro la mia. Ma guarda, ora preferisco restare. Ma anche senza che io provo la tua. No, no, non per quello, preferisco guidare questa e basta. Perché faccio un passo avanti e uno indietro, non riesco a migliorare costantemente. Comunque anche quando mi superano non è che mi danno via di, cioè quando mi passano nelle curve vanno come me, c'ho qualcosina, devo limare l'ingresso, la percorrenza. Devo guardare che fanno gli altri, c'è un deparacarri oggi. Sì, quindi. No, ce n'è anche un paio che vanno. Non lo posso anche a me. Due curve non ho più visti. Tieni sempre le mani su contrappesi. Sto cercando. No, sai cosa sto cercando di fare a parte quello? Sto cercando di stare più morbido con le mani sul manubrio, perché delle volte ci sto proprio aggrappato. Allora, quello non va bene. Con tutte e due le mani? No, con una sola. Però quale? Quella interna. Male. Però stai mandando la moto dalla parte opposta. Ecco, cioè te dici di tirare il manubrio esterno? Di tenerti al manubrio esterno. Ok. Allora provo a concentrarmi. No, però sto spingendo sul manubrio interno, non tirando. Ma devi tirare. No, ma è uguale. Non è il movimento. Ti si muove in curva, sei rigido. Ciao. Ora sto fermo una mezz'oretta. Boh, ho fatto anche qualche video. No, è accesa.